ho studiato un po' l'allenatore e ho studiato un po' le caratteristiche di questo allenatore, che è un allenatore molto, molto esperto, un allenatore che conosce molto bene la categoria, che conosce molto bene l'ambiente di Terni, una persona che ha lasciato un ottimo ricordo per i tifosi delle Fere, quindi è una persona che si è fatta volere bene, quindi sotto l'aspetto umano è una persona lodevole, no. Sotto l'aspetto delle sue prestazioni calcistiche, e forse leviamo il forse, è uno degli allenatori che ha vinto di più e che ha portato anche entusiasmo, perché mi sembra che sia stato l'unico allenatore che non abbia mai perso il derby, poi ha fatto due salvezze in un momento molto delicato. È un allenatore che sicuramente non è tanto spettacolare, ma è molto, come dite voi, pragmatico, un allenatore che va molto al sodo, è un allenatore che forse non è tanto bello a vedere, però è molto efficace nel risultato. Ma non possiamo anche dimenticare la grande cavalcata di Valtramo, che con una squadra che era 12 punti dall'Alessandria è riuscito a conquistare una promozione riportando la grande Cremonese diciamo nel campionato forse che gli compete, anche se poi Cremona ai tempi di Viale ha fatto anche la Serie A. Quindi, che dire, è un allenatore che ha le sue idee, è un allenatore che mi sembra che più allo spettacolo vada molto alla concretezza, e se vediamo che sono 4 partite che non perde, è anche vero che sono 4 partite che non vince, quindi è una persona molto equilibrata, a dispetto di Pochesci, che non è un equilibrato, è uno che quando è arrivato ha avuto delle grandi idee e la squadra si è espressa molto molto bene, forse poi è andato oltre certe idee e forse, vediamo il forse, ho messo un po' in difficoltà la mia squadra e mi assumo tutte le responsabilità. Oggi, diciamo, con le ultime due partite che abbiamo fatto, potevamo sicuramente fare 2 pareggi, poi è successo quello che è successo, quindi anche da parte mia c'è stato poi partenza razzo, un pochettino che sta succede, e poi siamo ritornati a una squadra equilibrata, perché abbiamo fatto 1-1, abbiamo fatto 2 gol a una squadra che non aveva mai presi, che io purtroppo sono abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno, perché quello mezzo vuoto ci pensate voi e ci pensano i critici, che giustamente in una squadra di calcio ci devono essere, i gufi, perché in una squadra e una società di calcio ci sono anche i gufi, che vengono e cercano solamente di distruggere quello che un lavoro con sacrificio si riesce a fare e a dimostrare con i ragazzi, però tutto questo fa parte del calcio e non lo sappiamo. Quindi ci sono allenatori che prendono appunti in tribuna, ci sono allenatori che sperano che le cose vanno male, perché è il nostro mondo, ma io non ho mai pensato a queste cose, ma fanno parte, disturbano, danno fastidio, il giocatore vede, ascolta, sente, e ci sono dei ragazzi che magari avvertono troppe queste pressioni. A me caricavano da giocatore, quando io venivo fischiato, quando io venivo criticato, io ero un animale. A me più mi fischiavano, più mi criticavano, e io più trovavo la forza per fargli vedere chi ero.